Hello guys, bentornati in questo nuovo Karma Cat Watch. Dopo il YCS Sydney, 900 persone, la situazione in Top Cat, come vedete, non è cambiata affatto sempre. Fire King e Snake Eye che dominano completamente questo Top Cat, con un po' di deck di contorno. Questa volta Voiceless Voice ha performato un pochino meno. Cosa è successo al mercato? Che la roba Snake Eye e Fire King è scesa. Cioè, sta scendendo. Continua a scendere. Forse un po' anche complice il fatto che la stagione competitiva da noi non è iniziata praticamente, perché arriverà con i primi nazionali, non si sa perché non ci sono YCS in programma. Boh, comunque vediamo che Wanted ormai sta 50 euro a copia il playset praticamente, da paesi un pochino sfortunelli, ma comunque no, è riuscito a prenderlo 50 euro a copia anche dall'Italia, quindi ragazzi, 50 euro a copia per le Wanted. Il Flamberga pure sta bello basso, ormai è arrivato a una decina di euro a copia per i due pair, che alla fine si gioca in due copie. Ci abbiamo i Falò pure, che sono scesi vertiginosamente, che era l'unica carta che era rimasta bella in botta, proprio bella alta. Troviamo adesso ormai dei playset comunque a 65 euro a copia, considerate dalla Grecia, alla fine le spese spezie non costano tanto. Troviamo anche un playset dall'Italia addirittura a 65 euro a copia, da 75 minimo. Cioè Falò, ragazzi, sfiorava gli 80 euro, e il mazzo sta performando bene, molto bene. Sarà anche un po' la paura per la banlist, che dicono vabbè, siamo in un tier 0 format, forse Konami vuole fare qualcosa con la banlist, e allora non voglio spendere tutti questi soldi per prendermi un deck per poi giocare quale evento, perché alla fine ci sono solo gli OTS. Tra l'altro ho fatto un secondo posto all'OTS Tolentino, che eravamo pochi, perché eravamo 18 persone. Però comunque, a parte gli OTS, spende 1000 euro per giocare un deck all'OTS Championship non è proprio il massimo. Anche la Promethean Princess la troviamo ormai a 17-18 euro a copia, io l'ho comprata a 35-40, non male Tegame. Poplar pure ridotto veramente veramente basso. Adesso il lato positivo è che potreste fare una decklist budget di Snake Eye, perché alla fine due Poplar vi costano una trentina di euro, to dall'Italia 30 euro, la Promethean vi costa un pochino di più. Alla fine vedete, siamo arrivati al punto in cui Poplar costa veramente di meno della Promethean, perché si può giocare in più deck. L'avevo detto questo, certo abbiamo sbagliato di una ventina euro sul prezzo, ma dettagli. Comunque un deck budget, una versione budget di Farking si può fare, magari una lista la faccio, la porto. L'unica cosa che rimane bella alta è la strega, che comunque è scesa anche un po' nel tempo, ma comunque sta sopra i 3,35, ormai è passata dall'essere una monocopia a essere 3 pair in qualsiasi lista. Furious Phoenix, anche questa è rimasta abbastanza alta, si è data una calmata, ma sta comunque sui 30 euro a copia, sta fissa qui. Sale invece un pochino altra roba, tipo Red Raptor, l'unica ultra del set, nonostante sia un 1 pair, sta a 3 euro a copia. L'altro tizio, il resto roba Red Raptor, sta sempre altra, l'avevamo vista l'altra volta. Kashtira Ferrir scende poco, ma sta sempre lì, perché Kashtira ha performato un po' meglio in questo evento. Quindi troviamo Kashtira che alla fine sta stabile con Ferri e gli altri prezzi, però ricominciano a salire le terreno, cioè ricomincia a salire il pianeta pressato, non in modo esagerato, però per una carta di cui sappiamo c'è una reprint confermata, mi fa strano che salga. E sale anche un po' la Teosi, cioè questo unicorno a 3. Il fatto che, vabbè, il classico deck shifter performa in modo discreto, io non ce li spenderei i soldi, non lo so, però vabbè, classico deck con engine solida, anche se si becca l'entrap non è un disastro, che poi gioca un sacco di flexpot, anche Purrely, anche lui sotto reprint, comunque perlomeno il livello 1 continua a salire, il resto delle carte sta più o meno allo stesso prezzo. La roba Flander pure lievemente sale, poco, perché comunque c'è sempre almeno un Flander in Top Cut ed è sicuro il deck più economico del formato, quindi sia Robina che Iglen un pochino salgono, vedete, c'è questa tendenza a salire, niente esagerato, però come al solito ragazzi vi dico che ci sono poche copie di questi in giro, e se qualcuno vuole fare il buyout è davvero davvero facile, è un deck super budget, io fossi voi consiglierei l'opzione di prenderveli. Gran Guignol, quindi Branded, anche lui lo troviamo sempre in Top Cut, un pochino, inizia a essere un pochino più rispettato, però comunque c'è, troviamo ormai Gran Guignol a 17 euro a copia. L'Albion, il Sanctifier, sta veramente veramente alto, e questo tra l'altro è la carta più a rischio Banned che c'è, e sta a 20 euro a copia per una Secret Monopair, forse anche perché iniziano a uscire le liste delle liste di Voiceless Voice,
con una piccola engine branded che giocano anche il Jogen come incantatore da mandare al cimitero, e in pratica semplicemente fanno la lock di Albatz alla fine del turno, tranquilli come una Pasqua, fanno questo, opposto evocano Jogen sul proprio terreno, che non può essere targettabile tra l'altro, mostro sul terreno avversario, devi per forza picchiare il rituale, buona lì. Quindi forse è per questo che sta salendo così tanto il Sanctifier, perché alla fine il resto delle carte branded, a parte, vabbè, Gran Guignol, che comunque ancora lo devono reprintare, che sale leggermente, vediamo che Quem più o meno sta sempre lì. Si gioca più branded, sì, ma questo penso sia più dovuto a Voiceless Voice. Garura, tempo fa vi avevo detto prendetelo, che poi sale, non lo trovate più sotto i 10 euro, e ormai non esiste più sotto i 10 euro, 12-13 euro a copia. Voiceless Voice scende un pochino, cioè sale il Sanctifier, ma scende la roba Voiceless, perché adesso tra branded, questi branded principalmente, e comunque Voiceless Voice, la gente dice, i Beastial c'hanno value, tra l'altro i Beastial sono anche buoni contro Snake Eye puro. Non sono male, non sono nemmeno bruttissimi contro Snake Eye Fire King, c'è altra roba da metterci, però contro Snake Eye puro nel mirror soprattutto sono davvero davvero buoni, infatti io li ho messi nella mia side, e per questo Voiceless Voice comunque inizia a scendere, inizia a perdere un po' di punti e quindi inizia a perdere un po' di value, perché comunque sì, unica secret davvero di valore del set di Phantom Nightmare, però so tanti soldi per poi prendersi un Beastial Magnemut sui denti. Saphira anche qui, come vedete, è scesa parecchio, ormai sta veramente diventando un mazzo budget, a parte l'O, vabbè, però se continua a scendere il Teschio Guardiano sta davvero davvero sottoterra, perché appunto sale la popolarità dei Beastial, troviamo infatti Druidsworm che tende piano piano a salire, non è una roba quasi impercettibile, perché comunque la tendenza è giocare magari nei mazzi Snake Eye Farking un Magnemut o un Druidsworm, però vabbè, questo è il pezzo più costoso e se vuoi giocare più Beastial in genere giochi, la priorità è un Magnemut e due Druidsworm, e poi magari pensi magari di mettere altri nomi, però quella è la priorità numero uno. Spirito di Jubel si è ormai stabilizzato a 1,50-2 euro a copia, che va bene, ci sta. La fusione inizia a scendere un pochino, l'hype è un po' finito, però penso si stabilizzerà sui 15. Assieme a roba Jubel si stabilizzano anche i pezzi di Unchained, che appunto ciò che con Jubel, e che diventerà più popolare con l'uscita dei nuovi supporti in LED. Mi raccomando ragazzi, volete preordinare il box? Link in descrizione. Mi raccomando, codice sconto 25, utilizzate sempre i miei link in descrizione prima di comprare la Fantasia. Se cliccate su quel link e comprate qualcosa, poi mi arriva qualcosina, quindi supporta il canale. Assieme a quest'altra roba, supporti molto forti Jubel, uscirà sempre in LED roba per Melodius. Questa carta magia è l'unica carta, penso, 3x foil di Melodius, perché tutto il resto è abbastanza low rarity e quindi ovviamente sta abbastanza alta, 15 euro a copia, li spenderei. Melodius sembra carino, fa le sue cose, però non sappiamo se questa la reprinteranno prima o poi. È una carta che non c'ha reprint dal 2015 praticamente, MP15 penso sia il 2015, adesso non so di preciso, comunque da sì, 2015, da tanto tanto tempo. Sono previste reprint prima i LED, setti reprint? No, però c'è sempre la possibilità che li reprintano in l'OTS poco dopo, l'OTS 25. C'è il Battle of Legends, che uscirà sempre ancora un pochino più tardi, in cui in genere infilano un sacco di reprint stupidine, quindi non lo so, non so se ci spenderei i soldi. Hoth, quindi roba centura in generale, sia Hoth che sta sui 22 euro a copia per il playset, troviamo anche alcune singole a prezzi davvero davvero bassi, che tutto il resto di Centurion, quindi Primera, Trudea, stanno sotto i 15 euro, anche il Synchro. Quindi è arrivato a un prezzo abbordabile Centurion, gli arriva questo nuovo supporto, questo Synchro 12, che vi permette di giocare anche Shifter, non fate la full combo sotto Shifter, però comunque tirate giù un ciccione, ci avete follow up assicurato e se avete fatto Shifter, go in first, è difficile l'avversario riesca a chiudervi sotto Shifter, quindi Centurion è carino. Se vi piace il genere, il mazzo, 12 engine, il resto tutto non engine, potrebbe essere un buon momento per prenderlo. Gold Pride stessa cosa, l'unica carta che costa è Leon, esce un nuovo Synchro, sempre in Lede, quindi volete giocare a sto deck, prendetelo adesso, prima che esca Lede. Passiamo a Edison, piccolo stacco di Edison, zero assoluto, che vi avevo segnato la settimana scorsa, che stava a 5, 2 settimane fa, 5 euro, adesso ormai, come avevo detto, è salito.
è salito, sale a 9 euro. Non aspettate che riscenda, perché non riscenderà, perché il retro format, soprattutto Aison, va a bomba, quindi c'è sempre più gente che inizia a giocarci, sempre più gente c'ha bisogno di tutto zero, quindi prendetelo adesso, prendetelo subito, sbrigatevi a prenderlo prima che spariscano anche queste copie a 9 euro, perché arriverà di nuovo sui 10-15 euro a copia, penso, senza problemi. Invece qua vi potete trovare alcune copie ancora un pochino economiche, comunque sbrigatevi. Sempre dell'era Edison, però sale non per Edison, Drago Tridente, che non è praticamente... non si può fare su Aison, cioè devi fare una roba tipo drago delle macerie, fare catena di ferro, poi avere un'altra delle macerie per fare questa, una roba infattibile. Ma allora perché è salito così tanto nel tempo, da 20 euro a copia ormai a 40-50 euro a copia, una roba allucinante? Per colpa di questo piccolino qui, Tempai Dragon, che esce anche lui, sull'Ede. Questo è l'OCG Metagame Report dal 1 al 3 marzo, in cui vediamo che si prende un 10% di fetta. Non panicate, non è un deck, non riesce, cioè voi dite, ah, ma questo riesce a competere con Snake Fire King? Non proprio. Cioè, considerare che il meta in OCG è molto molto diverso per questa cartina qui. Questo deck non ha grossi problemi a giocare sotto vari entrap, quindi anche se l'avversario pesca non è un problema, perché non va sotto a Nibiru, non va sotto a tante tante cose, e può giocare addirittura anche Shifter, ha molto spazio per non engine, e allora questo deck è forte, forte dei game, è forte! C'ha i suoi punti forza, però ha un punto debole davvero 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 importante, che è il fatto che il deck è fatto apposta per chiudere, per andare second, e non ha un vero e proprio piano going first, ok? Ne parleremo meglio questo deck in un altro video. Comunque c'ha questo ciccione che gli serve per fare una combo con cui gli raddoppia l'attacco e fa 9.000, 18.000 danni tipo da solo, solo con questo, quindi può chiudere anche sotto Prosperity. E going first, però il piano è giocare delle carte che fanno saltare il turno all'avversario, quindi come vedete di Barrier, abbiamo qua una Necrovalle e soprattutto questa cartina qui, che se non la riconoscete è Onda di Calore, una carta che può essere attivata all'inizio a main phase 1 e nessun giocatore può evocare normal o special mostri con effetto fino alla nostra prossima draw phase. La copia più economica la troviamo a 6 euro di Speed Duel, che non è bruttissimo. Quell'altra non di Speed Duel costa sui 10 euro a copia, se volete prendete Speed Duel. Fatevi un po' i vostri conti in tasca, io aspetterei vedere le rarità di questi... di questo deck. Non penso Tempai Dragon performerà bene come in OGG, però comunque ne parleremo meglio in un altro video. Un'altra roba interessante è che hanno annunciato nuovi supporti Drytron in questo nuovo set info, che non vedremo per un bel po' di tempo. Un mostro a main deck che si evoca special da mano o cimitero se controlliamo un'altra carta Drytron, e sulla summon ci aggiunge un qualsiasi mostro Drytron, che non è per niente male come roba. Però ci locca se vogliamo ritualare solo i mostri rituale macchina, che è un pochino restrittivo. Ci danno però un altro mostro rituale Drytron, un 5000, bello ciccione, che protegge gli altri Drytron dall'istruzione degli effetti delle carte, e fino a due volte per turno, se l'avversario attiva l'effetto di un mostro, possiamo rimuovere Drytron, mostri Drytron dal cimitero per annullare l'attivazione di quell'effetto e distruggerlo fino a due volte per turno. È un bel ciccione, se viene istrutto in qualche modo l'avversario, ritualiamo un altro rituale con 4000 attacco dalla mano deck. C'è quell'altro Drytron che non è male, fa da pop. E abbiamo anche una trappola che ci dà un pochino di grind game e ci fa fare rituale il turno avversario. Ma i pezzi più rilevanti sono questo, ma soprattutto questo qui. Niente che stravolge Drytron, che lo rende rotto, però roba carina. Roba vecchia che costava i Drytron, il Meteonis, che lo troviamo sempre comunque a 9 euro a copia. La Drytron nuova, che troviamo sempre a 20 euro a copia, sta a 20 euro da quando è uscita praticamente, cioè un tempo fa stava un pochino più alta ma è rimasta a 20 euro, non è scesa sotto i 20 euro, la troviamo dal 3 dicembre, ragazzi, che non c'è reprint questa roba, da ormai 3 anni e mezzo. Io vi direi, c'ha senso comprarlo adesso? È un po' rischioso, specie perché ci saranno appunto dei reprint set prima di questa espansione qui. Aspettate il deck, i nuovi supporti sembrano carini. Niente che però stravolga l'archetipo, quindi abbiate pazienza, secondo me conviene aspettare. E niente ragazzi, questo è quanto, mi raccomando, preordinate Eredità Istruzione dal mio link in descrizione, codice sconto 25, e spero il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e ci vediamo al prossimo video, bye bye guys.